Buongiorno amici del Desenzano Calvino e bentornati sulla nostra web tv. Con noi a presentarsi al pubblico del Desenzano Calvino appunto Davide Marchi, allenatore della squadra allievi 2005. Buongiorno Davide. Buongiorno, grazie dell'invito. Lei è allenatore del settore giovanile del calcio Desenzano Calvina, dicevamo prima, la sua squadra è appunto quella degli allievi 2005 che partecipa al campionato provinciale di categoria. Un gruppo consolidato che si è riproposto all'attenzione dei talent scout anche quest'anno dopo una stagione vinta a tavolino. Perché il campionato la scorsa stagione venne fermato dalla pandemia, proprio come adesso, e proprio al momento più bello l'anno scorso nella corsa della squadra gardesana. Quindi se facciamo le somme, 2 anni persi non avendoli visti all'opera, ma da un lato un guadagno per aver sistemato la tecnica individuale, che in questa categoria viene sempre un po' tralasciata. Quindi se vogliamo trovare un aspetto positivo della faccenda... Sì. Ma diciamo innanzitutto che l'obiettivo primario nostro e della società è sempre quella rivolta alla crescita del singolo giocatore, quindi cercare di esaltarne le caratteristiche. Allo stesso tempo non ci nascondiamo che quest'anno avevamo un obiettivo importante di lottare per i primi posti, per il primo posto con altre squadre blasonate come Pavoniana, Iuso United. Purtroppo l'anno scorso a febbraio, per i motivi che sappiamo, il campionato è stato sospeso, eravamo al primo posto, ci hanno dato questa vittoria a tavolino che abbiamo gradito, ma non ha comunque lo stesso non sapore. Non ha contribuito nella crescita anche dei ragazzi, esatto, dal punto di vista sia atletico che personale. Diciamo che la settimana viene, gli allenamenti della settimana vengono schedulati in funzione degli obiettivi prefissati dallo staff a inizio stagione, quindi abbiamo obiettivi di carattere tecnico, tattico individuale, tattico collettivo e ovviamente fisico-motorio col nostro preparatore atletico. Esatto, quindi il aver trovato questa panacea un pochettino per cercare di coinvolgere anche i ragazzi che comunque sono fermi da troppo tempo e gestisce anche con delle piattaforme dal punto di vista virtuale degli allenamenti. Sì, noi in questo periodo abbiamo un pochino accantonato l'aspetto tecnico-calcistico per orientarci più a delle tematiche, magari delle esercitazioni di coinvolgimento e di divertimento per i ragazzi, e dove a volte facevamo scegliere anche a loro quelli che erano gli esercizi che potevano magari farli divertire di più. E appunto, come diceva benissimo lei, abbiamo lavorato sulla tecnica di base che durante l'anno non è che non venga magari sottolineata negli allenamenti, ma magari viene un pelino accantonata in funzione di esercitazioni un po' più situazionali, perché come sappiamo abbiamo 2-3 allenamenti a settimana, le ore a disposizione sono limitate, quindi ci siamo focalizzati su questi principi di tecnica di base, e coinvolgendo i ragazzi loro hanno risposto in maniera molto positiva e abbiamo appunto lavorato per cercare, certo, di migliorarli. Senta, una curiosità che mi vorrei togliere proprio da tanto tempo, voglio parlare quando parlo con un allenatore non ho mai avuto il coraggio di chiedere quali sono magari il suo segreto, no? Ma come si fa a coinvolgere un ragazzo negli allenamenti anche quando si gioca poco? Bisogna trasmettergli passione, bisogna cercare di coinvolgerli il più possibile, bisogna innanzitutto cercare di considerarli tutto con la stessa importanza, allo stesso livello. È sempre stato uno dei miei obiettivi, avendo fatto anche l'anno scorso la categoria giovanissimi, quello di farli giocare tutti nel limite del possibile. Si cerca di mantenere un equilibrio, di mantenere una certa solidità a livello di ossatura di squadra, ma allo stesso tempo i ragazzi devono essere stimolati per migliorare, devono avere la possibilità di giocare, di mettersi in mostra, e lo dimostra il campionato che abbiamo fatto l'anno scorso, dove c'è stata una rotazione molto importante. Penso che il ragazzo che abbia giocato di meno 4-5 partite da titolare nel girone di andata le abbia fatte, quindi penso di averlo già dimostrato. È un obiettivo importante nel settore giovanile, anche se comunque nella categoria allievi si sta andando verso una sorta di selezione naturale. Insomma, l'anno prossimo c'è l'ultima categoria di allievi e poi c'è la juniores. Ovviamente, il trampolino di lancio poi per la... Esatto. Per la carriera, per il futuro, chiaro, dei ragazzi. Senta, per entrare un attimino nel sociale o comunque anche il rapporto che hanno i ragazzi con il mondo esterno, indipendentemente dallo sport, secondo lei quali errori si possono evitare per consentire ai ragazzi di non essere sempre sottoposti a questi continui casting
selfie, io sono qui, io sono più bello, io sono andato a fare una cosa che non sono riuscito a fare tutto certo. io, che sono dettati dai social, che è la loro piattaforma. Sì, diciamo che i social sono un ottimo strumento di condivisione, di svago, di sì, utilità. Sì, ecco, faccio una presenza che noi oltretutto stiamo proponendo queste cose. Anche di lavoro, quindi. Esatto. Devono essere usati un po' con consapevolezza e per non cadere appunto nell'abuso di questi strumenti che ti portano magari a seguire una moda o un modo di essere e non ti danno la possibilità di esprimere la propria personalità, la propria unicità. Ti fanno perdere un pochino il senso della realtà. Noi ragazzi cerchiamo di dargli dei consigli che vanno nella direzione di non perdere la propria unicità, la propria personalità, ma di utilizzare in maniera corretta questi strumenti e di valorizzare le proprie idee, di trasmettere, di nascondersi appunto dietro queste situazioni virtuali che magari ti fanno perdere l'unicità, certo. Ma le proprie caratteristiche vanno esaltate. Certo. A livello più pratico ci sono dei consigli che magari noi diamo ogni tanto, che è quella di, lo faccio anch'io a casa, magari in famiglia, di evitare di utilizzare lo strumento, il cellulare in certe dinamiche, in certe situazioni, anche in certe aree, che può essere il tavolo da pranzo piuttosto che la camera da letto, e potrebbe essere lo spogliatoio di calcio, certo. O il centro sportivo, sì, addirittura, sì, magari condiviso con la società, appunto perché vanno utilizzati sì, ma con consapevolezza. Io vedo dalle sue mani che è sposato, quindi sì. Oltretutto famiglia, quindi ho alla famiglia. Fine non si smette mai di crescere, chi no, in una maniera, in un modo, poi si passa al di là della barricata. Senta, Mr. Marchi, io la ringrazio per la partecipazione qui a Stretto Contatto, le omaggio un gagliardetto, che sia più buon auspicio per una ripresa quanto mai rapida e veloce alla fine. Vi ringrazio. della pandemia. Le lascio un ultimo spazio per aggiungere qualcosa che non è stato detto, oppure se vuole semplicemente ringraziare. Ma ringrazio voi per questa iniziativa fantastica, ringrazio la società per avermi dato la possibilità di allenare ancora Desenzano, che è la mia città dove sono nato 38 anni fa, e sono molto orgoglioso di far parte, di allenare ancora in questo settore giovanile, e basta. Speriamo che di ripartire un po' presto. Di fortuna, esatto. Che non guasta mai. Grazie ancora Mr. Marchi, voi sostenitori del calcio Desenzano Calvina, vi aspetto al prossimo incontro perché le nostre interviste continueranno.